Ultima giornata d'andata del girone B di Serie C allo stadio Adriatico. Si affrontano Pescara e Fermana. Il Pescara deve tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l'Ancona. Ritrova Zeman in panchina e deve assolutamente riagguantare il terzo posto in classifica, occupato ora dalla Carrarese. Dall'altra parte invece, una Fermana che è sì ultima in classifica, ma è reduce da un momento positivo con tre risultati utili consecutivi. Vuole chiudere nel migliore dei modi questo 2023. Ischetto in bocca e gara che inizia con la prima chance per il Pescara su palla inattiva, ci prova direttamente da posizione defilata Cangiano, respinge in qualche modo Furlanetto, rimpallo con Spedalieri. poi il portiere della Fermana ritrova lì il pallone, ancora Pescara che attacca dopo appena 5 minuti, altra opportunità, cross di Pierno, colpo di testa di Cangiano, palla fuori di poco, Furlanetto era sulla traiettoria, richiama i suoi, alla la massima attenzione. Dopo appena 5 minuti, già due opportunità per la squadra di Zeman. Minuto 20, lancio in avanti di Brosco a cercare Cupone che prende posizione su Spedalieri, poi con un preciso pallonetto prova a superare Furlanetto che però è attento e respinge con la punta delle dita. Ancora Pescara che manovra, fa la partita la squadra di Zeman. Brosco ci prova da lunga distanza, ma il tiro del capitano del Pescara viene respinto da Furlanetto. Si passa poi al secondo tempo, due cambi per Zeman ad inizio. Ripresa ed è subito Pescara pericolosissimo, si sblocca la gara con Vergani, uno dei due ne entrati che mette dentro sull'assist di Merola, clamorosa disattenzione della difesa della Fermana che si fa trovare impreparata, ne approfitta il Pescara e mette dentro Vergani il suo primo gol in questo campionato, secondo in stagione dopo aver realizzato una rete in Coppa Italia. Si sblocca e mette dentro il gol che porta avanti i suoi prova a reagire la Fermana alla ricerca del pareggio. Lancia in avanti Per Semprini che scatta in posizione regolare davanti a Plizzari, però calcia addosso al portiere del Pescare. non sfrutta l'opportunità per fare 1-1. Il Pescara trova invece grandi possibilità in ripartenza. Cangiano anticipato Merola da fuori, blocca Furlanetto in due tempi che anticipa poi l'attaccante avversario. Altra situazione da palla inattiva per la Fermana. Sulla sinistra, Pistolesi va a mettere il cross al centro, di testa Spedalieri. Palla fuori di poco con Plizzari che sembrava essere sulla traiettoria e con lo sguardo lascia sfilare sul fondo. Contropiede Pescara alla quarto d'ora dalla fine, il cross in mezzo di Merola per Cangiano. Controlla, supera Spedalieri, va col mancino ma colpisce Eleuteri. Poi Vergani prova a tenerla viva. Ma l'azione sfuma, non va a buon fine, questa opportunità per il Pescara. Attacca la Fermana con il neo entrato Conclusione dalla lunga distanza. Blocca senza problemi Plizzari. Non molla però la formazione di Protti che ci prova fino alla fine, anche se il Pescara ha diverse opportunità in contropiede. Qui da situazione di fallo laterale. Merola si libera di un avversario. Conclusione col Mancino al volo. Furlanetto respinge. Come detto la Fermana non molla fino all'ultimo e Leuteri se ne va sulla destra va a mettere il cross Misuraca controlla mette in mezzo il ne è entrato Grassi deposita in porta il gol dell'1-1 e poi va a esultare togliendosi la maglia sotto al settore ospiti gol importantissimo gol del pareggio che evita la sconfitta alla Fermana proprio in pieno recupero cross preciso perfetto di Misuraca mette dentro Grassi anche per lui Primo gol in campionato, triplice fischio dell'arbitro. Il 2023 di Pescare Fermana si chiude con un pareggio.